Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di tonalità. Che cos'è esattamente la tonalità? Canta, 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 cantare in libertà. Bene, capiamo bene questa parola, tonalità, e il suo significato. A parte la tonalità di colore, vari modi di dire tonalità, ma in musica spesso io sento dire cose un po' sbagliate, tipo la mia tonalità di voce è questa, che ora vi spiegherò, non ha molto senso, oppure a un certo punto questa canzone ha alzato la tonalità, quando invece magari non l'ha fatto. Quindi per capire bene che cos'è la tonalità vi faccio alcuni esempi. Bene, vediamo, utilizziamo la chitarra per fare alcuni esempi. La tonalità è praticamente quasi sempre il primo accordo con cui comincia una canzone che determina la sua tonalità. Cioè, se noi cantiamo, il cielo in una stanza. Quando sei qui con me, questa stanza no. Più pareti. Io capisco subito, questa canzone è in Do maggiore, quindi vuol dire che il primo accordo è il Do maggiore, poi susseguono tutti gli altri. Questo è proprio il giro di Do. Io capisco subito che per me questa tonalità di canzone, cioè che parte dal Do maggiore, è molto bassa. Quando sei qui con me. Quindi, che cosa significa? Che la mia voce, che ha un range vocale ben definito, che non è la mia tonalità di voce, ma è un range vocale che comunque ognuno di noi ha un tipo di voce, e vi lascio comunque un link sulla classificazione delle voci, ve lo lascio qui sopra, e anche in descrizione. Quindi vuol dire che per la mia vocalità questa canzone è troppo bassa. Magari per una persona che è un basso, ad esempio, un baritono, magari questa canzone, questa tonalità va bene. Cosa significa? Che essendo per me molto bassa, devo cambiare la tonalità di questa canzone e alzarla un pochino. Significa che anziché partire dal Do maggiore, devo partire dal Re, dal Mi, dal Fa, finché non trovo la tonalità più comoda per me. Ovviamente, se noi cambiamo la tonalità di un tono, ad esempio, e andiamo al Re maggiore anziché il Do maggiore, tutti gli accordi cambieranno di un tono, cioè quella distanza che c'è tra il primo accordo della vecchia tonalità e il nuovo accordo della seconda. Quindi anziché Do mettiamo Re, anziché La minore mettiamo Si minore, e così via, Mi minore e La settima. Quindi significa che io farò: quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma. come vedete, già la tonalità è più comoda rispetto al Do, che era troppo bassa. Ma esageriamo, andiamo in Sol. Quindi significa che tutto si sposta di una quinta, cioè sarebbe Re, Mi, Fa. Tre toni e mezzo sopra. Vabbè, poi questo è un altro discorso, ma se voi lo potete fare con le basi, più 5, più 6, meno 4, riuscite a capire dove poi, iniziando a cantare, vi trovate bene. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo che questa tonalità va bene per me e per te. Quale? Wow, questa era improvvisata. Quindi, avete capito bene il concetto? Che portando questa canzone
a una tonalità più alta la mia voce. Per quanto riguarda il mio tipo di voce, può cantare meglio in sol questa canzone, ad esempio, anziché in do. Ora, non significa che tutte le canzoni che cominciano con il sol vanno bene per la mia voce, assolutamente no, perché ci sono canzoni che in qualsiasi tonalità suonano, sviluppano una melodia diversa, cioè significa che se io suono quanta fretta, ma tu corri dove vai, è già diversa da quando sei qui con me, che ha una melodia più bassa, anche se gli accordi sono uguali, ok? Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Queste sono tutte canzoni con gli stessi accordi, ma che hanno una melodia diversa. Quindi, per quanto riguarda la mia voce, io questa canzone la posso fare in do. Mentre se la volessi fare in sol, ti amo, ti amo, ti amo. Sarebbe più alta, ma comunque io in do già ce la facevo a farla. Perché io sento dire la mia tonalità preferita è il sol. Non esiste una tonalità preferita perché ci sono canzoni che cominciano con lo stesso accordo, ma che sviluppano la melodia molto più in alto o molto più in basso rispetto alla nostra voce, ok? Perché se noi stiamo ad esempio in do maggiore, io posso cantare felicità, è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Questi sono gli stessi accordi di ti amo, e gli stessi accordi di quando sei qui con me. Capite bene che felicità è molto più alta, eppure gli accordi sono gli stessi. Quindi dipende dalla melodia che un cantante usa in questa tonalità, va bene? Quindi, come abbiamo capito, ognuno di noi ha un proprio range vocale e deve cantare ogni canzone in una tonalità che sta bene a se stesso. Quindi voi sperimentate, ad esempio, la canzone di Lady Gaga. Se per caso la sentite troppo alta o troppo bassa, la vostra canzone preferita, voi provate a cambiare questa tonalità. Potete anche, se suonate, trovate gli accordi di questa canzone, la suonate. Se la tonalità non è comoda per voi perché magari è troppo bassa o è troppo potete cambiarla. Quindi ricordatevi che cambiando il primo accordo di due toni, ad esempio, tutti devono cambiare di due toni e potete trovare tutti gli accordi nella nuova tonalità, che magari è passata dal Do maggiore al Sol maggiore, oppure al re maggiore e così via. Ovviamente esistono sia tonalità maggiori che tonalità minori. Quindi, qualora la canzone abbia il La minore, cambiando di un tono si passerà al Si minore, cioè quello che è minore rimane minore, quello che è maggiore rimane maggiore. Questo non va mai cambiato. Ok? Beh, spero di avervi aiutato con questo video a capire un po' questa parolina magica che è la tonalità. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!